liquidità, moratoria fiscale e contributiva, ristori economici. Sono le azioni che Conftrasporto, Confcommercio chiede di mettere in campo per le imprese del trasporto, da quello su gomma a quello marittimo portuale. Lo fa con una lettera inviata al governo, nella quale traccia la strada per scongiurare la debacle di un settore che in questo momento sta garantendo l'arrivo a destinazione dei dispositivi medici e dei beni di prima necessità. Tutto questo in un quadro che parla di un calo medio dei fatturati per le sole imprese di autotrasporto di oltre il 60%, con punte del 90%.